come dalla locandina, avremo altri interventi a partire dalla questione femminile di cui ci parlerà Valeria. Vabbè, io sarò infinitamente più breve, immagino. Comunque faccio una premessa. Innanzitutto il trattare la questione femminile come abbiamo fatto al meeting e poi insomma messo per iscritto nel numero di contropiano è solamente un pezzo, è solamente un tema fra un discorso, un ragionamento molto più generale appunto fatto durante il forum come rete dei comunisti sull'identità e la progettualità che ci dobbiamo dare nel nostro lavoro e quindi non va visto come un tema, una questione a sé stante ma inquadrato all'interno di questo ragionamento complessivo. Fatto questa premessa, come siamo partiti? Siamo partiti insomma dal fatto che bisogna inquadrare il ruolo e la condizione femminile all'interno di questo sistema. Come sappiamo stiamo in un sistema capitalista non patriarcale, non capitalista e patriarcale, mi spiego. Le forme, le strutture patriarcali erano preesistenti al capitalismo. Il capitalismo ha sussunto, ha plasmato delle forme, delle strutture patriarcali per dei tornaconti economici e sociali e per le proprie esigenze. Questo perché sappiamo che è il capitalismo a dettare insomma, i rapporti sociali e i ruoli a seconda delle proprie esigenze, si basa appunto su logiche di sfruttamento, di oppressione, di suddivisione in classi. Quindi se non inquadriamo intanto questo, non contestualizziamo il ruolo della donna in un sistema capitalista, non andiamo insomma da nessuna parte, rischiamo di cadere, io penso, singolarmente, non come organizzazione in todo, nella logica che possa esistere un'emancipazione, una liberazione femminile anche all'interno del sistema capitalista o che possa esistere una lotta sulla questione femminile slegata da quella anticapitalista e per insomma la distruzione di questo sistema e per un'alternativa reale sia dal punto di vista sociale, politica e politico ed economica. Insomma, detto questo, quindi anche la condizione di sfruttamento femminile va inquadrata all'interno di un processo storico e all'interno dei processi di produzione. Vediamo chiaramente anche oggi, dopo, insomma, nel contesto di crisi generale, il modo di produzione capitalista, di regressione insomma, di questo modello, che poi si è verificato dal 2008 con la crisi finanziaria, che poi si è accentuato con la crisi pandemica e ora con la guerra, vediamo come sia utile insomma, avere queste categorie come le donne doppiamente sfruttate, doppiamente ricattabili. Un esempio è stato quella pandemia, quella serie di licenziamenti che insomma hanno riguardato in primis anche le donne. Questo perché è utile avere la questione di genere come strumento di selezione della forza lavoro e della manodopera internamente alla classe, non per altro insomma. Come allo stesso tempo quando invece abbiamo momenti, insomma si verificano momenti di crescita economica oppure di sviluppo delle forze produttive, viene ad accrescersi la presenza femminile all'interno di determinati settori. Quindi insomma la presenza femminile viene valorizzata o viene usata all'interno di questo sistema a seconda delle esigenze del contesto produttivo in pratica. E di conseguenza a seconda di questo cambia il ruolo che assume la donna in quel preciso momento, come cambia conseguentemente anche un modello familiare, come è successo per esempio negli anni 70. Detto questo, come vediamo attualmente, insomma, com'è attualmente la condizione femminile oggi, ma inteso negli ultimi 20-30 anni? Abbiamo visto nel mondo del lavoro una femminilizzazione del mondo del lavoro che si basa sulla flessibilità, sull'avere una sempre maggiore richiesta di competenze specializzate, di anche appioppare un certo tipo di caratteristica alla figura femminile che possono essere utili alle aziende, insomma, e comunque sempre al contesto produttivo. E allo stesso tempo questa cosa comunque si riflette anche nel mondo della formazione. Noi abbiamo sempre detto che il mondo della formazione amplifica le varie disuguaglianze e differenze, ma anche le barbarie insomma sociali e culturali di questo sistema. Allo stesso tempo vediamo come per esempio negli ultimi anni si è stato incentivato verso alle ragazze insomma un percorso di studi professionalizzante oppure
iscriversi e studiare materie STEM, questo appunto perché, come dicevo, la risposta borghese alla questione femminile, alla condizione delle donne, è quella di valorizzare la loro presenza dove gli è utile di fatto. Quindi cosa crea questo? Crea una suddivisione, insomma, fra tutte quelle donne che stanno al passo con il contesto produttivo, che riescono a fare una scalata verticale, a raggiungere ruoli dirigenziali, di potere, di successo, e a loro volta propinano anche a livello ideologico, insomma, i valori del carrierismo, dell'individualismo e dell'ipercompetitività, come abbiamo visto con la von der Leyen. E dall'altra parte invece quell'esercito di donne sfruttate, realmente oppresse, che realmente vivono, insomma, la mancanza di diritti, tutele, l'arretramento che c'è stato sul piano delle conquiste fatte negli anni 70, sul piano dei diritti delle donne, e che vivono anche in realtà maggiormente, statisticamente, tutte anche quelle problematiche e tematiche che vengono sollevate anche dalla stessa sinistra, ovviamente in maniera molto differente dalla nostra, come può essere la violenza, come può essere la discriminazione sui posti di lavoro e così via. E quindi questo, ci sta questa divisione. Che linee guida ci siamo dati con la discussione al meeting, che poi abbiamo messo anche per iscritto? Quello di, da una parte, appunto, rispondere alla condizione di duplice sfruttamento e di oppressione che vivono questa, insomma, seconda tipologia di donna, metto così, seconda parte di donne, insomma, quindi l'esercito delle sfruttate e delle oppresse, e dall'altra di battagliare invece dal punto di vista ideologico, non solo rispetto a quello appunto che è la risposta borghese al tema, cioè dell'empowerment femminile individuale, carrieristico e così via, ma di anche insomma contrastare tutta quella retorica che purtroppo viene portata ancora oggi da molti movimenti e realtà femministe, non solo di delega delle proprie battaglie verso le istituzioni e quindi aspettarsi delle risposte e delle soluzioni da parte delle istituzioni stesse che hanno peggiorato la condizione della donna, ma anche di insomma separare la lotta per l'emancipazione femminile, per la liberazione, insomma, della donna da quella anticapitalista, e quindi di fatto cadendo molto spesso nell'essere compatibili di fatto con questo sistema, e oltretutto molto spesso portando una visione molto vittimistica della donna che vive e subisce esclusivamente la violenza nell'ambito domestico, senza parlando di una violenza da parte di un sistema che conseguentemente causa anche un imbarbarimento sociale e culturale, quindi rende sistematica la violenza, e oltretutto parlando di violenza naturalmente maschile. Quindi da una parte cancellare tutta una storia in cui in realtà anche le donne, quanto gli uomini, le rivoluzionarie, quanto i rivoluzionari, hanno fatto uso della violenza a scopo politico, quindi uno strumento di lotta in contesti che siamo d'accordo completamente differenti da quello di oggi, ma che l'hanno usato appunto a scopo politico come strumento per liberarsi e per una liberazione non solo individuale o che riguardasse la condizione delle donne, ma una liberazione collettiva. Un esempio sono le partigiane, un esempio sono le bolscevichi. E oltretutto, appunto, si associa alla donna questo ruolo vittimistico che non va a parare a nulla, in sostanza. Quindi questo. E mentre un'altra cosa che non si può negare è il fatto che la donna abbia raggiunto delle migliori condizioni, una reale emancipazione, oggettivamente finora solo nelle esperienze socialiste. Lo vediamo oggi con Cuba, con il codice delle famiglie, come l'abbiamo visto ieri, nel passato, inizialmente con l'URSS, quando negli anni 20, negli anni 30 del secolo scorso già le donne avevano già diritto al divorzio, a un salario uguale a quello degli uomini, il diritto all'aborto che oggi è messo in discussione nel democratico occidente, come abbiamo visto negli Stati Uniti, ma come anche qua è più, cioè,
non è realmente accessibile manco per niente e comunque in pericolo, mettiamola così. Oppure come potremmo fare, insomma, gli esempi anche di altre esperienze come delle palestinesi in Algeria, in Vietnam e così via. Quindi questo per dire che penso che chi sradica, insomma, il dato di classe all'interno della questione femminile, oppure pensa che possa essere una lotta a sé, o non c'ha la volontà politica, insomma, di ammettere che non è così, proprio perché danneggerebbe i propri interessi, oppure evidentemente sta in una condizione talmente tanto privilegiata che non concepisce il fatto che bisogna fare anche uso della violenza per ribaltare la propria condizione e potersi riscattare e per avere un riscatto collettivo. Chiudo, sì, sono stata brevissima, proprio su questo, perché il 19 a Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo avremo un'iniziativa proprio su questo, in avvicinamento alla giornata del 25 aprile. L'iniziativa si chiama Donne Partigiane e Donne di Borgata e a cui invito tutti.